Non se l'aspettava il documentaggio e invece il documentaggio è invece arrivato. Questo è il pre-meeting SJA, parzialmente SJA, però molto parzialmente, soprattutto perché manca Dog. Un secondo di silenzio. Sì, non dico niente. Ecco signori, vedete, quello è Dro, che sembra Poldo da distanza, e quello è Callo. Ma da vicino è una bionda alta 1,80. Esatto. Siamo lì, dai. Guarda, una moto. Dove avete parcheggiato? Perché avete parcheggiato qua in fondo? Aspetta. No. Questa cosa, questo è Callo, vedete. Questa cosa qua, quella con cui fai filmati. Esatto. È bellissima, devo comprare anch'io. Mettela nel culo te. Per metterla sull'R1. Poi avrà l'effetto fog allucinante. Esatto, è tipo la quel video. Ma le mano secondo me non compare adesso. No, compare. C'è fin qua. Arriva fin lì? Secca anche Callo da qua. Addirittura? Sì. Tipo quel video è fatta con questa. Ah, che bello. Si sta acceso. Ah, si sta bene, sì. Dei Dro, tu che sei allergico al caldo, qua stai... Ce l'ho proprio, ce l'ho proprio... Perché nel clima 18 gradi in macchina. Blè. Dio povero non sa mai che dove sei? Non c'è un negozio di appiglia per il brutto. Ma che chiamato Zenet, perché viene oggi? Sì, ma ha chiamato stamattina. Bon invece non ha dato. Sì. Madonna, allora, in realtà Bon poi è comparso in testa dopo che ha parlato con lui, gli fa una divisione e gli faccia sapere. E mi fa, gli ho detto, guarda che da. Ma Tinto Brasco fa no, Bon mi ha detto che devi lavorare per mezzogiorno, per cui ci raggiungerà probabilmente dopo. Ma non c'è neanche un piccolo monitor per vedere cosa cazzo stai riprendendo, niente. Vai a casa. Perché tu vai con casco questa è Otta che gioca in azione su Diablo. Al 16% adesso di 63. Sì, vedere, da un botto in più. Il massimo numero di APM raggiungibile da 8. Vediamo, attenzione. Adesso c'è il 16%. Di... Che schifo. Se, adesso anche Vitaldi sarebbe il 100. Così non è. No, non avessi delle colline. 63.000 APS, attenzione. Guarda i omini di shot col volto. Guarda. No, ho dovuto schiacciare bene. È tutta skill questa. È tutta skill. Super vissimo. Super giovane anche. Oltre vivissimo. Stiamo parlando di Aspide, ovviamente. Piccolo reportage prima della partenza di mia e di Poldo. Un po' contrariato, anche perché ha lavorato tutta mattina e quindi ha i coglioni girati. Fai un saluto. Grande. Ma il prossimo raduno fa il trentino. Che senso, dai. Ce l'ha il senso. Devo filmare troppo, che senso ha? Appena giunti, anche Tam è appena giunto, ma lui è al telefono per altri motivi. Con poca, infatti è un segno di debolezza. Che mazzo da vita. La poca barba di Tama rasenta lo schifo. Quindi Dro? Non ci vediamo da? 2 anni? 3? 4? 5? Facciamo il conto. Chi offre di più? L'anno scorso abbiamo fatto raduno qua, mancava... Lui è arrivato dopo, mancava... Carlo c'era. Lui. Io sono venuto... Non c'era Gon, non c'era a salutare poi... Ah, no. Proviamo? Ma quanto era? C'è gente che mangia qua. È tardi ormai. È tardi, ma cerchiamo di rettificare, no? Tama, che dici in merito? Allora, te a rettificare a me non me lo dici. È pieno, ha mangiato un bel panino. Anche Dro è pieno. Guarda. No, Dro non è pieno. Guarda. Dro non può essere pieno. Ho la bocca cerchiata di marrone. Perché a noi piace mangiare il marrone. Guardate la coppa di questo Callo. The girls one cup. Ti piace Callo? Mancano due donne. Sì, stronzo. Io la rinominerei Callo Cup. Lui cerca di ricostruire le scene che ha visto bene di Two Girls One Cup. Cos'è quella cosa? Non ha. È un bancale di panna bollata. Ma sì, poi dietro voi. Ma sotto c'è qualcosa? Ci sono sotto c'è niente. Schiumate di... Con la cazzuola. Sotto c'è schiumate. Un centimetro di panna, basta.
Abbiamo pagato, signori, guardate Tamari che se ne sta per andare, è grosso, devo dire che scappo, è grosso. Devo ciao Tama, ciao. Se n'è andato e siamo un po' tristi, c'è un momento, un vacuum contro noi. Giulio avrà messo, io ho messo 50, ho messo 30, ho messo 4. Io ho messo 24. Vi faccio vedere, signori, il conto che abbiamo, interessante, fino a questo punto, che ci aspettavamo un 3 all'inizio. Quanto è il totale? 168.40. 40 di mezzo. Oh, ma che miseria. Sono un po' pieno. Ma ti è cresciuta la pancia in questi 9 minuti? Sì. Gestazione veloce qua. Ah, è buono, minchia, è arrivato presto allora. Che cazzo è? Vedete che c'ho. Siamo vicino a Media World, signori. Cosa? Mi seguivi? No, dicevo, questi pantaloncini in un braccio ci sono. Ti metti nelle braccia, tra i tagli, metti una manica. Ma che freccette. Sì, è proprio bello, meglio questo tatuaggio che ha più il petto. Adesso vuole andare al Media World perché mi sta attaccando. Che schifoso. Discussioni su quale gioco sia meglio del petto. 80 euro. 80 euro buttati così. Come buttati? Sicuro? Che cazzo dici? Sto scherzando, Dro, ho detto che appoggio la tua scelta anche se quella del nera. Il gioco del futuro, tieni. Vorrei commentare ma non posso. Gioco del futuro, sì, proprio. Allora, ha finito Aspir, l'ha trovato il suo cazzo di mouse di merda o. Aspir non ha preso il mouse alla fine. Non mai, perché una volta che prendi quello come mouse. Una volta che uso la PSP e muoio. Allora, abbiamo trovato il nostro posto, che è questo. Per me arrivano i servienti, dici voi tre imbecilli. Però devi sederti anche tu. Dai, tu che ti regge. Guardate la demenza. Siamo tutti qua. Attenzione perché potrebbe volare in terra. Momenti tesi. Adesso qua c'è il libro della giungla. Ci porti del fungo. C'è anche la maglietta lì. C'è il libro della giungla, Carlo, se lo leggi. C'è il pongo anche. No, ho capito la domanda. Che dici, Aspide? Dico un sacco di cose intelligenti, ma non. Perché gli accende? In un bar in vaso di cinesi. Mettili bene, no? Oggi sta freschi, sta bene, pulito, posto aperto. Dro è soddisfatto perché qua non ha caldo. Vuoi caldo? Non ha caldo, assolutamente, aggiunto. Momenti lesbo, li chiamiamo questi, dove Carlo e Aspide vedono donne, in realtà... C'è una specie di thailandese nata da una piccola baciata in bocca. Ah, sì. Ho detto, dai, andiamo a Molle Atlanta. A Molle Atlanta. A Molle lungo. Dov'è Otta? Otta se n'è andato. Quella che fa girare in mezzo. Cioè, è sparito in realtà. Siamo fuori dal centro commerciale. All'entrata principale. Tu? Sì, oppure... Tu questo dove sei? Dentro? Ah, ok. Dove sono le fontane siamo noi. Guarda in camera molto serio, di qualcosa di molto serio. Fa un caldo po'. La testimonianza di Drovo. Drovo Maurizio Nasti. Esatto. Maurizio Drovo fa un caldo poco. Stiamo aspettando Gon arriverà da un momento all'altro. Comincerò a vedere Gon intercostali e crampi dappertutto. Ovvero devi cagare? Quella è la Coca-Cola che va a colpire. No, mi sa che è il passaggio dal freddo al caldo. Ma pensavo che fosse dalla tanica di acqua che hai bevuto alla riserva, Dro. Stai finendo, devi andare a bere altro adesso. No, tutto no. Oggi. Mamma mia, c'è Gon! Mamma mia! Mi sono svegliato tardi, scusate. Io le metto e mi sparisco. Questa è una scena live. Già c'è star terremoto, scappiamo. Gon, sono gli occhiali. Ciao, Gon! Ciao. Non ti riconosco. Provo. Saranno passati millenni. Fatti vedere. Ora sì che ti muovo. La civetta. L'occhio tipicamente. Scusa. La civetta. Arrivati a Reggio in centro, c'è Drovo che è spiaggiato nell'auto di Gon.
Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Ci sono vari segnali. Non so cos'è, Gon intercetta la polizia con le radio. Dai, l'ultimo sforzo. No, stiamo qua, ragazzi. Nuovo drink! Brindisi! Non è che hanno una carne proprio. Boh, a nome di questo raduno con personaggi che continuano ad arrivare. E non è finita, c'è molto altro. Ha detto che sta cercando l'hotel, ma a Borretto non c'era un cazzo e sta andando via Dana e non trova una mazza. E a te andare a Gualtieri? Gli ho detto, gli ha detto, ma non mi va di farmi prendere per il culo da Gualtieri, uno da io che vengo da Milano. Non l'ho capita. Perché Gualtieri ti rompe. Ah. Famoso, no? Bello Gualtieri. Poi è vero, ne ero Gualtieri. Forse è per quello che non può. Sta sempre il piccione, che sta pure accecando, poverino. Però che c'è? Dai, fai la prima. Adesso la ragazza si accorge che in tasca il cellulare ce l'ha raccontato. Si pensa tutto. Sono fisse adesso le fontanelle. Che fisse? Va, che belle. Ehi, che cosa vuoi ancora? Ecco l'arrivo di Zen. Tutti uniti qua. Drovo, Zen. Chiaramente lo metterai su internet. Chiaramente. Andate. No, no, il gruppo, il gruppo. Oggi la vecchia mi ha detto che assomigliava a Gesù Cristo. E tu gli hai detto cosa? No, perché era l'unica sera. Si deve avere qualcosa. Ah, quindi non si poteva. Sì, signora, ha ragione, me lo dicono in tanti. A trasudare l'unico. A Gesù Cristo. La giornata di drink, signori. C'è il drogo che soffre. L'ho tirato, ma sta sudando parecchio e soffre. L'affa di Po è avversa, Dro. Tu cosa dici dell'affa di Po? Sta morendo. Rivolta di 55. 10 euro di callo. Numero dei miei anni. Sì, tuoi anni. Un momento abbastanza. A Drovo prude il piede. Stai bene con quegli occhiali. Sembri quello, come si chiamava quello di, che faceva domenica mattina, che diceva la classifica? Con tutto di specchietti. Stai già pensando di fermarti. Stavo al secondo momento, te con sto cazzo dei torcioni che mi girano davanti. No, perché a me posso chiamare mio moglie, no, vieni a via Dana a dormire. Ma solo. No, più che altro. Ciao destro. Più che altro. Sai quello che mi preoccupa? Guardate il drone, guardate il drone. Ma dai, come sorride! Cioè, questo mi deve, questo deve guidare anche. Non è felice! Ma no, ma vieni, guarda che ci sono le cose. Ma non è per la bevanza, è per la stancanza, io penso. Dopo come va? Drovo? Aspetta! Tra un rutto e l'altro Drovo si dirà qualcosa. Ti amo. Drovo sei sfatto. Ciao, no, mamma mia, che brutta storia, vai via. Che inquietante. Il mio commento è che penso che troveremo una stanza d'albergo, perché sennò siamo fottuti. Qua c'è gente messa male, ragazzi. Insomma, siamo da culo, davvero. C'è gente messa malissimo. Che cazzo ne frega, io con lui. Cioè io e lui dobbiamo andare in giro per l'autostrada per 200 km, da cazzo andiamo? Questo mi fa venire a casa con Sterling, mi fa andare. No! Mi sta inquietando. Ha bevuto un po', secondo me. Non vale. O bevi come noi o la telecamera non la adesso ti sei fatto fare un pompino. Inquadri anche il signore. No, inquadri anche il signore che ci beve. Porci. Non rispondo. Guarda che non rispondere vuol dire sì. Vuol dire sì, esatto. Se tra 5 minuti vedo che fai così, vuol dire che sì. Oh mio Dio. Vabbè, pochi. Provare potete provare. Sì. Dimmi, che c'è? Che c'è? Mi inquieta un po'. Eh? Cosa? I fuochi di artificio. No, no. Che c'è? Nuovo conto. Che ore sarebbero questi fantomatici fuochi? Penso intorno a mezzanotte. Sì, penso intorno a mezzanotte, poi mia sorella caga intorno a mezzanotte, cosa vuol dire? Non ne ho gran certezze. Ah, solo gli alberi, cioè, ho due alberi. Guarda, guardalo, guardalo. Chi è quello? Cade rotola, che bello. Te l'ho detto che ce n'era uno sulla montagnetta, eh? È otta, grillo, tanto. È otta. L'altro che si è andato. Otta, cadi, è da lì. Guarda tu. Cadi, è da lì. E quello mi dovrebbe portare a casa? Otta. Ma no. Sai se dovessi cadere otta? Otta va a esplorare le dune.
Però sto cercando una tomba di qualcuno. Ma porco Dio, sto... No, le adesso mi ha svuotato la scarpa. Dai, che cazzo vuol dire? C'è la cosa nera, la tua scarpa? E allora dove si è, si conclude con i botti! No, oh mio Dio! Ma che sono voi la Madonna! Oh la Madonna, il cielo è bianco, signori! Finito, mi sa! Questo era Raduno CJ, signori, che finisce con i botti. Un applauso anche alla porta di Aspide. Un draw che è sempre più convinto. Io sono Viadana, Luna Park. Stiamo... C'è gente che parcheggia in modo selvaggio qui, questi due personaggi. Io ero vigile perfetto, non capisco. Siamo un po' persi, nel senso che dobbiamo orientarci qua nel casino. Lascia il Luna Park dopo essersi sfagata parecchio con Otto, che è parecchio carico, vai via! Vai via! Se vogliamo troppo che balla, dov'è troppo che balla? Eccolo, mamma mia! Nuova location. E basta questa cazzo di vita. Azzeffirentra. Scusa, un'ora e mezza non è rifatta. Un'ora e mezza di vita non è già fatta. No. Ho fatto molto meno. Ma un'ora e mezza è molto lunga. Posso avere molte altre idee, cioè. Levati dal cazzo. Azzeffirentra. No, è alterato. Sera Silvia, non Silvia, eccolo ricco.